Oggi, come vi ho detto di già, sono a 444 giorni esatti da quella che io sono convinto sarà la mia discesa dall'alto di cui Gesù ha parlato a Nicodemo. Ma voglio farvi vedere in che relazione esiste questo 444 con i miei primi quattro nomi. Il mio primo nome, Romano, dando valore numerico alle lettere, in un modo tale che la A fino alla Z siano anche i numeri da 1 fino a 21, per cui la R è la lettera 16 e vale 16, la O vale 13, eccetera, per cui il primo nome Romano vale 66, il secondo nome Antonio vale 78, il terzo nome Anna vale 26, il quarto nome Paolo vale 51. Vediamo un po' a cosa alludono questi numeri. Quando uno dice che ha il destino nel nome, ecco, è proprio il caso mio. Infatti, il giorno di oggi dista in una maniera perfetta, unitaria, nell'unità e trinità di Dio, o se volete dello spazio e del tempo, alla quantità 111, che poi è quella a cui corrispondono i numeri 1, 2, 3, quando sono valutati non nei numeri ma nelle lettere. 1, 2, 3 e 111. E 111 per 4 volte è 444. Ma vedete, 444 vale nella somma dei numeri 4 per 3, vale 12. E il primo nome nella somma vale lo stesso 12, 6 e 6, 12. Il valore del terzo nome vale invece 7 più 8, 15, ma spingendo questo 15 ancora più in là, abbiamo che 1 più 5 vale 6, ed è un 6 il valore del secondo nome. Il primo nome vale 2,6, il secondo in pratica vale 1,6 e il terzo nome vale ancora 2,6. Il quarto nome vale 6. Per cui già vedete come il mio nome nei primi quattro nomi indica sempre tu sei. 626, 616, 626, 616. Ma vediamo in che modo poi questo 444 è in linea con la estremità della mia vita, perché quando io vi dico che dentro il mio nome c'è anche la data finale della mia esistenza, eccola qua, che nel 78, che praticamente presenta il 70 come il 66 più uno di questi valori unitari che porta il 70 a essere unitario, presenta in quell'8 il valore che è immediatamente dettagliato dal 26 che segue, tanto che 8 moltiplicato per 26 sia 208, e il giorno 208 è proprio il giorno 26 del mese 7, come risulta qui dal 7, 26. Vedete che in questi due nomi, in cui c'è praticamente un Dio uguale 26, uno qui e trino qui, perché 78 è dato da 3 volte 26, 26 più 26 più 26 è 78, questo Dio uno e trino determina totalmente proprio la data finale della mia vita, in cui l'8, che esprime il duo divino come 2 al cubo, lo esprime proprio in relazione
al fatto che questo 2 è un 26, tanto che 2 al cubo per 26 determina il giorno 208, che è il 26 del mese 7 di luglio. Quindi vedete che il valore 1 e trino di Dio determina totalmente questa data qui. Mentre invece la lunghezza della mia vita reale è determinata da questo valore qui. Perché questo valore qui, che è posto in mezzo tra questi 2-6 e questo 2-6, ed è lì in mezzo a questa unità, essendo in mezzo, si carica di un mezzo e diventa proprio 78 anni e mezzo la quantità esatta di tempo che io avrò nella mia vita quando essa arriva al culmine il giorno 26 del mese 7 del anno 16. Ed ecco come anche l'anno 16, un 6 qui, è determinato in questo valore trino di Dio. È un 6 aggiunto al 2000, perché questo 8 è un 2 elevato al cubo, e quando noi esprimiamo il 2 elevato al cubo e lo riferiamo al 10, ecco che immediatamente vediamo che viene fuori un 2000. Quindi 2016 è contenuto da questo valore qui, 78,5, è la durata esatta della mia vita, perché io ho nato il 25 di gennaio, ho esattamente dopo quella data lì un numero di giorni pari esattamente a mezzo anno, a 183 giorni. 183, io nato in 1.38, in cui l'83 invece di essere 83 è 38, e mentre la mia data è 1.38, a quella mia data lì bisogna aggiungere giorni 1.83. E aggiungendo 183 giorni al 25 di gennaio del 16, si arriva esattamente al mese di luglio nel giorno 26. Ora, a tutto questo vanno aggiunte altre considerazioni che non sono di poco ruolo. Il Natale di Roma. Il Natale di Roma, riconosciuto miticamente il 21 del mese 4, è un giorno particolarissimo dell'anno, perché è esattamente il giorno numero 111. Quindi quando noi parte proprio, quando uno parte da quel 111 che è alla base una di questo che è uno e trino in 404, parte in sostanza riferendosi al Natale di Roma, al giorno numero 111. Ma questo Natale di Roma va riferito non a Roma, ma al padre, che nel caso mio è per esempio la madre, quando è mia madre che sale in cielo e quando è mio fratello Benito che sale in cielo egli pure, e tutti e due salgono in cielo il giorno 7 di aprile e non 21 di aprile. Ebbene, bisogna avanzare esattamente dal 7 di aprile, in cui mia madre e mio fratello sono saliti in cielo, esattamente 111 giorni per arrivare a questo giorno qui. Ossia, bisogna aggiungere alla mamma e a quel mio fratello che mi rappresenta esattamente i giorni legati al Natale di Roma. Io non sono Roma, sono un Roma, no, uno che contraddice Roma, contraddice la potenza di Roma in virtù di un amor che nel mio nome romano Amodeo esprime Rom a come romano Amodeo, ma Rom è quel vituperato popolo Rom che vedete quanto è in uggia ora a tanta parte
di quegli italiani piuttosto rognosi che fanno parte di un certo schieramento politico, i Rom, poveretti. Rom a Romano Amodeo, ma quando anziché essere Trino in Rom, io sono Trino in Amodeo, divento Amo e uno in R, Amor, divento Amor, divento. Ebbene, questa mia presenza qui, legata a Anna, perché il Dio uno e Trino è questo qui, e se si parte da un Dio che nel mio caso si chiama la mia mamma Anna, Anna chi è in relazione a un uomo che non sia Anna ma sia Anno? Anno, voi dite che non è un uomo? Beh, l'anno è una creazione di Dio fatta in 26 più 26 gruppi di 7 giorni di creazione. Quindi vedete che il Dio creatore in 7 giorni è un duo di Anna. O di Dio, Anna crea totalmente un anno in 183 giorni e sono quei 183 giorni del mezzo anno che si aggiungono qui a fare della mia vita esattamente 78 anni e mezzo, perché Anna è la dolce metà dell'anno e infatti 26 è tutto quello che porta a mezzo anno e non a un anno intero. Anna. Ebbene, guardiamo un po' come si mettono questi valori qui in relazione proprio ai valori che noi consideriamo e riferiamo al Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Abbiamo che in questi due numeri qui c'è l'unità di Dio e la Trinità di Dio. Se andiamo a riscontrare il primo con il terzo, perché dobbiamo tirare via dall'unità e trinità di Dio i tre che non c'entrano e quindi dobbiamo togliere via il terzo al primo, il terzo, il primo meno il terzo è 66 meno 26 uguale 40 e 40 è proprio il valore di padre. Perché padre è 14 più 1 più 4 più 16 più 5, 40. Ma quando prendiamo la durata intera della mia vita trina in 78,5 e considerato che io sono un duo, bisogna che ne preveda due di enti del genere, 78,5 in andata e 78,5 in ritorno sono 157 e 157 è proprio il valore che vale la parola Spirito Santo perché la S è 17 più 14 più 9 più 16 più 9 più 18 più 13 vale 96 la parola Spirito. Santo vale un 61 dato da 17 più 1 più 12 più 18 più 13. Spirito Santo è 157 ed è la durata intera della mia vita in 78 anni e mezzo se essa termina in questo giorno qui espresso da quei due numeri e a questo punto abbiamo la presenza di Padre Spirito Santo nei primi tre valori. Quando aggiungiamo anche il quarto valore, che praticamente è la stessa essenza del secondo, perché il secondo è un 6, questo pure è un 6, perché 5 più 1 fa 6 egli pure, ma tenendo presente che è il numero 4 come valore, e gli aggiungiamo 1, 2, 3 al quarto che vale 51, 51 più 3 fa 54 uguale figlio. Di conseguenza, Paolo è il figlio di 3 e è padre nel primo a cui si tolga il terzo, è Spirito Santo nella complessità del secondo
espresso in funzione del terzo e come un duo, e vedete esattamente come quando io sostengo che questo nome non è il mio, ossia quello del personaggio che vedete, perché il personaggio che vedete, cari amici, è simile a quella stalla o a quella mangiatoia o a quella grotta in cui si racconta sia nato Gesù Cristo. Gesù la prima volta si presentò in un luogo misero, perché una stalla o una grotta e una mangiatoia sono veramente un misero luogo in cui arriva il Figlio di Dio. Quando si ripresenta non più in un luogo misero, ma in un uomo misero, voi state vedendo in me il corrispettivo della grotta in cui nacque Gesù, o della stalla in cui nacque Gesù, o della mangiatoia in cui fu posto Gesù. E Gesù non è la mangiatoia, non è la stalla, non è quel luogo della vita in cui si è ripresentato questa volta, anziché come la prima che si è presentato in un luogo reale. Questa volta ha scelto come luogo la povertà apparente e misera di un povero personaggio, proprio del tutto uguale, anzi forse peggiore di quanto siate tutti quanti voi. Ma questo nome non è il nome del personaggio, questo nome è proprio quel nome segreto di Dio che si è atteso nella Bibbia da parte degli ebrei, che sostenevano che Dio ha un nome segreto di 42 cifre, e esse sono esattamente tutte le cifre del nome di Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo, che sono 36 lettere al lavoro, cui vanno aggiunti i 6 sabati, ossia gli spazi vuoti alla fine di ogni nome, affinché non diventano un nome unico, ma 6 e separati, 6 come tutto il lavoro compiuto da quel Dio che poi aggiunge il 7° come il giorno del suo riposo. Nel mio caso il riposo di Dio è il silenzio che va fatto dopo ciascuno dei miei 6 nomi, ma essi sono 42, sono espressi proprio come dice Gesù, come dice Dio, come dice la Bibbia. Dio ha creato in 6 giorni. Quando questi 6 giorni lavorano per 6 ciascuno, sono 36, ma aggiungendo anche le 6 quantità dei sabati, sono 42, esattamente quelli che sono questo nome. Quando considerate che io sono nato nel gennaio del 38, come quel 138 che abbiamo già visto prima, e che la somma del nome non è 138 ma è 181, quello che si ottiene quando prendi il primo baldanzoso in quel 138 e lo poni per ultimo e diventa 381, e non cambia niente, perché anziché essere gennaio 38 è 38 prima l'anno e poi il mese di gennaio. Questo è il valore numerico che è tutto il nome. Ma vedete, questo nome è straordinario, perché se facciamo la terza parte di 381 otteniamo 127, che è un numero totale assoluto. Quando lo riduciamo in cifre, le 127 diventano 126 cifre. La terza parte delle 126 cifre diventano le 42 cifre del nome segreto di Dio, le quali, mentre sono in relazione al valore assoluto un nono, si presentano nel valore assoluto pari a 9 volte quello. Io sono in questo giorno particolarissimo e vedremo che cosa mi accadrà
in questo giorno di oggi, perché se tutto vale per il numero che è, io oggi mi aspetto cose straordinarie in relazione alla mia vita.